anche i pantaloncini. Vabbè, manteniamo un comportamento sempre adeguato. Andiamo, andiamo alla partita, come oggi, come l'hai visto? Grande secondo tempo. Grande secondo tempo, anche per primo tempo. Non l'abbiamo mai subito. Però c'è stata non facciamo gol. Da chiudere 45 minuti, un episodio mi sembra troppo. Il Maselli ha fatto una gara fuori, secondo me buona, considerando che non ha mai fatto questo ruolo, tranne nel settore giovanile. È caduto in ingenuità, bastava accompagnare un uomo che era ormai già fuori dalla linea della porta. Sono eccessi che a volte vanno saputi gestire. È l'ennesimo grande arbitrato. Io credo che ci dobbiamo soffermare solamente sull'aspetto tecnico, anche dell'arbitro, perché come siamo giudicati noi, da voi e viceversa, anche l'arbitro deve essere un soggetto che può subire una valutazione tecnica. Poi se è una cassa, se è malafede, io non ci credo in questo punto. A me questo però, sempre contro di loro, insomma, non mi sembra neanche giusto. Chi ha visto la partita può... Persino i pali laterali. Chi ha visto la partita da un giudizio personale, io mi soffermo solamente su quello, l'aspetto calcistico, perché è tanto inutile andare oltre, si potrebbero innescare discussioni inutili, secondo me in questo momento non ne vale assolutamente niente. Che risposta abbiamo dato voi in una giornata oggettivamente forse la più difficile di credo, credo soddisfazione, quindi potete immaginare, tenendo presente le assenze, la gente che ha giocato in un ruolo non proprio suo, avevamo in panchina Ginese, quindi è giusto, Ginese. Vabbè, l'ultimo momento. E quindi tutto questo... Credo che esalti ancora di più una prestazione di giocatori come Palazzo, come Coccia, come Giglio, come Quinto, Tommaselli, cioè hanno dato una prova di grande coesione tra di loro e questo per me è stata una risposta importante. Domenica prossima manterranno contemporaneamente Agnelli e Quinto. Agnelli, Quinto, Tommaselli, non ci sarà, immagino, Ferrante. Speriamo che recuperiamo Cassandro, anche se non, è uscito, non ha avuto niente di grave, ma un problema muscolare. Vediamo un po'. La squadra mette i pantaloncini in magnetto, non si può più. Rispetto all'atteggiamento dell'avversario, è sembrato che abbiano cambiato parecchio tra il primo e il secondo tempo, magari anche inconsapevolmente favorendo il vostro ritorno. È la domanda che abbiamo fatto al tuo collega prima, ci ha detto che solo in parte è così. Sì, sono d'accordo. Il primo tempo hanno provato con dei lanci lunghi, a volte anche uscendo con qualche triangolazione, ma senza mai tentennarci. Il secondo tempo invece, secondo me, volutamente hanno messo le barricate cercando di ripartire in contropiede. E sinceramente, se non avessimo sbloccato con un grande gol di Coccia, ora staremmo qui a commentare anche questa volta una partita senza subire mai un tiro, che però è finita male. Un atteggiamento che ci si potrebbe ripresentare, però noi dobbiamo essere comunque pronti a trovare una soluzione sempre. No, il collega ragioso, sì, è ragioso, ha ritenuto da ridire sul gol annullato. Nostro? No, loro. Perché dice di mettere le spine del portiere, ha colpito il giocatore compagno di squadra, perché deve essere annullato per loro? Come l'hai visto? Insomma, anche in questo credo che l'arbitro abbia fatto il suo, se l'ha visto, come ha annullato il nostro, ha annullato anche quello loro. Io non so se Palazzo fosse in fuorigioco, però credo che non mi soffermo sui miei, credo non sia giusto neanche parlare degli avversari. Ognuno tira le sue conclusioni, e quindi io non me la sento di soffermare i suoi episodi arbitrali, cioè che siano in un senso o nell'altro, credo che sia giusto parlare solo della porta. Secondo me dice uno per far gol tra lui e la porta avere i suoi avversari. La gente è abituata a vedere un portiere e un giocatore in maglia della divisa sociale. Là c'era un giocatore che poggia sulla linea, ma il portiere stava al di là, quindi è fuori gioco perché viene la sua punta. Nostro, di elementare proprio. No.
Il gol del Brindisi. Gol nostro non lo so fino a che punto sulla respinta del portiere si crea una nuova situazione, la palla la gioca un avversario e sulla respinta del portiere il calciatore sta sempre dietro. No, Giglio, siccome ha tirato una distanza abbastanza marcata, quasi da centrocampo, insomma mi è sorto un po' il dubbio, però non potendo stare in linea. Io parlo del gol della difesa del Foggia, c'era un giocatore del Foggia sulla linea, è vero, ma il portiere non c'era, quindi ne devi avere due se vuoi il gol valido, il regolamento dice così. Pasquale, ti aspettavi qualcosa di più da Agostinone? Credo che possa fare sempre di più. Io l'ho detto da ormai un mese. Però oggi era già da partire. Però lui aveva un acciacco che si porta da una settimana, si è allenato in maniera continuativa ma sul dolore, poi ha preso una bella botta quasi allo scadere del primo tempo e quindi tutto ciò messo insieme ha limitato un po' la sua prestazione, però non era semplice perché trovare spazi contro una squadra che si mette tutto indietro anche per lui diventa difficile, però Agostinone può fare sempre qualcosa in più. Mister, proiettandoci già sulla prossima gara di domenica, sabato credo, sì. Probabilmente sabato, è già ufficiale? Ufficializzeranno poi là dove dovesse essere diciamo, gioca sabato, gioca il Napoli, gioca meglio. Domani lo saprete, al momento non c'è nulla di ufficiale, quindi non è il caso di dire se ufficiale. Quindi domenica. Al di là del primo tempo, cioè la differenza che notiamo per Foggia che gioca tra le mura amiche e Foggia che gioca in trasferta è soprattutto, secondo me, da un punto di vista del coraggio. Perché Foggia fuori casa è vero che ha sempre il pallino del gioco in mano, come l'ha fatto anche oggi, però secondo me manca quel pizzico di coraggio che invece in casa riesce ad avere. Tra l'altro io gli ho addebitato anche qualche responsabilità in maniera molto bonariamente. Perché secondo me quel centrocampo troppo affollato, diciamo così, mentalmente ha predisposto poco all'attacco. La prossima ancora meno affollato sarà. 3-2 saremo solo con Gnani. Giusto perché magari Ferrante poteva giocare dall'inizio rinunciando a un centrocampista in più. Ha giocato Coccia dall'inizio, ha giocato Giglio, ha giocato Palazzo, non è cambiato uno. Cioè, possono cambiare le posizioni, ma credo che il giocatore, cioè, abbiamo sempre cercato di avere un atteggiamento propositivo, non abbiamo mai badato prima di non prendere. Credo che da questo punto di vista dobbiate convenire in questo qua. Poi a volte ci si riesce a giocare a creare, o a volte non si riesce a concretizzare, è un altro aspetto. Però per quanto riguarda l'atteggiamento non possiamo rimproverarli assolutamente un atteggiamento remissivo, mi sembra un po' in controtendenza con quello che è stato il nostro essere fino ad oggi. E lo dimostrano le gare, non lo dico io. Cioè, poi se hai il pallino e non concretizzi, lo so, non serve a nulla. Però è un altro tipo di calcio. Quello della Puttolana ha realizzato su un tiro in porta, quindi il 100% di realizzazione, benissimo. È un calcio che si può rispettare, ma personalmente non lo condivido. A me piace il calcio che fa perché